Buonasera a tutti, siamo con Marco Fioravanti, Presidente del Consiglio Comunale di Ascoli. Allora Marco, partiamo da uno dei temi più discussi in città, quello relativo all'accorpamento degli istituti scolastici. Lei cosa ne pensa della proposta della consigliere Perlini? Allora, buonasera a tutti, innanzitutto grazie per l'invito. Io sull'accorpamento scolastico mi sono espresso in modo abbastanza chiaro, anche perché abbiamo fatto anche un consiglio comunale aperto e in più ho seguito la vicenda anche a livello regionale, perché comunque è la regione poi che decide di fare accorpamenti. La situazione è molto complessa, perché comunque quando si va ad accorpare i plessi scolastici comunque si spostano degli equilibri e quindi tocchi la sensibilità del ragazzo, della famiglia e dei docenti, e quindi rompe degli equilibri, quindi è un tema delicato che non va strumentalizzato. La proposta che è arrivata dall'ITAS Mazzocchi, dall'Istituto Industriale e se non ricordo male da un altro dirigente, credo che sia del Sacconi, comunque va a colpire la medesima vocazione, l'accorpamento che non influisce altri costi e soprattutto un accorpamento che mantiene il numero previsto dalla legge regionale anche in prospettiva, quindi dà una prospettiva di equilibrio anche di questi istituti. Quindi per fare sintesi, secondo me quella è la linea più giusta e può essere aggiustata, perché poi ci sono anche esigenze di carattere, ecco, c'è il problema dell'ITAS Mazzocchi che non deve comunque perdere il biologico perché è stato creato già un... ci sono vari equilibri da aggiustare, però secondo me quella è la linea giusta da seguire e da sostenere, anche perché ci sono 700 ragazzi che sono andati in piazza a sostenerla, quindi c'è un'esigenza reale. Però per dire tutto, secondo me la proposta è stata fatta alla provincia, rischierebbe un altro fattore importante: la dirigente scolastico dell'industriale La Palanca nel 19 marzo 2015, io sono stato presente, mi sembra il 19 marzo, per non sbagliare data, comunque sono stato presente, ha creato un polo della domotica interregionale dove c'è anche ad esempio le industriali di un istituto del Lazio, ci sono degli istituti di Fermo, di San Benedetto, e a capofila ci sono le industriali di Ascoli. Questo è un progetto che è stato finanziato dalla regione con soldi pubblici grazie all'allora assessore Lucchetti, e che non solo sono dei soldi utili al territorio, ma è un progetto di eccellenza di domotica che andrà, visto che in partenariato c'è anche la Camera di Commercio e Confindustria, andrà anche a fare esperienze dirette dei ragazzi direttamente nelle aziende. Quindi è un progetto che in questo accorpamento rischieremmo anche di perdere sia i soldi pubblici, ma anche un'opportunità di coinvolgimento dei ragazzi nel mondo del lavoro, perché il problema reale della scuola è quello che si fa troppa teoria e poca pratica. Qui, a parte le chiacchiere, bisogna iniziare a produrre lavoro, questa è la cosa più importante per il territorio. Come mai è stato convocato il Consiglio Comunale aperto alle 9 di mattina, un orario dove gli studenti chiaramente non hanno potuto partecipare? Allora, ovviamente io su questo devo fare chiarezza, perché sono state dette troppe cose. Il Presidente del Consiglio non è che impone o decide, fa una sintesi fra le varie situazioni. In realtà il Consiglio Comunale Aperto era nato per il problema dei LED, poi siccome è stato chiesto un Consiglio Comunale Aperto anche sulla scuola e sull'accorpamento scolastico, l'abbiamo uniti al mattino. Perché al mattino? Perché c'era una grande richiesta dei commercianti di farlo al mattino, perché di lunedì mattino i commercianti non lavoravano. Quando poi arrivano persone in Consiglio Comunale e mi dicono perché al mattino tu non rispetti le persone, bisogna capire che il Presidente del Consiglio è il Presidente del Consiglio di chi è dipendente pubblico e può venire la sera con calma al Consiglio Comunale, ma è anche il Presidente del Consiglio del pizzaiolo che la sera non può venire perché sta a fare pizze, o della donna delle pulizie che magari il pomeriggio sta dentro un appartamento a pulire. Quindi quando si dice questo orario avvantaggia qualcuno rispetto ad altri, il Presidente del Consiglio, il consigliere e tutti gli amministratori amministrano tutta la città, quindi io ho l'obbligo morale e istituzionale di rispettare tutti i cittadini della città, dal dottore al manager, al disoccupato, alla mamma di casa. Ciao Alfredo, cosa ne pensa invece dei nuovi corpi di illuminazione, un tema che ha fatto molto discutere in città negli ultimi mesi? Allora, io su questo non mi sono mai espresso in realtà, perché comunque sto
io cerco sempre di ascoltare, perché Ascoli, la bellezza di Ascoli è una città plurale dove ovviamente ognuno ha una posizione sulle varie cose. Io non mi sono mai espresso perché sinceramente sto valutando, perché non è facile prendere una posizione, ma non per non prenderla, perché effettivamente allora la scelta del LED secondo me è una scelta intelligente, va nella linea di indirizzo del documento unico di programmazione di questa amministrazione, quindi rispetta un iter e va verso quella che si chiama la Smart City, la città intelligente, ossia si deve fare un piano illuminotecnico, una nuova illuminazione che produce, cioè qualsiasi scelta di carattere di cambio illuminotecnico della città produce un cambiamento. Il cambiamento in tutte le città produce comunque dei disagi, e ad Ascoli sappiamo tutti che è molto più sensibile al cambiamento rispetto ad altre città. Allora, la scelta del LED è una scelta etica, culturale, che può essere accettata o meno. Io sono per la scelta del LED come principio. È chiaro che se ci sono tante lamentele o comunque tanti disagi, secondo me ci si deve fermare, ci si deve valutare e si deve andare ad ascoltare tutte quelle voci che escono da tutti i pezzi del territorio che rappresentano la nostra città e andare a rivedere il progetto, migliorarlo e di integrarlo laddove serve. Allora, la scelta del LED è quella. Allora, quando tu sostituisci il LED ad una luce normale, ovviamente la luce è differente e quindi va modificato il progetto illuminotecnico. Allora, adesso qual è la soluzione per far sì che l'applicazione del LED, che va in un indirizzo etico amministrativo che io condivido, per far sì che conviva con la sicurezza e con la salute pubblica dei cittadini, si deve migliorare. Per migliorare che bisogna fare? Innanzitutto fare la potatura di tutti gli alberi, perché ovviamente se una palla che sparava la luce anche sopra, e quindi non solo una rifrazione verso terra, stava in mezzo alle piante, la luce usciva comunque. Adesso, visto che la rifrazione è solo verso il basso, perché c'è una legge regionale che impone la rifrazione della luce verso il basso, non è più visibile. Quindi il primo piano è il piano di potature di tutte le piante. Poi la seconda fase è rivedere i pali laddove si devono alzare per ampliare il raggio di azione, laddove si deve abbassare, perché ci sono situazioni di vario tipo che si stanno analizzando uno per uno. E poi l'ulteriore cosa è aggiungere i pali laddove mancano, perché se ci sono situazioni di buio non è che il LED, se spara meno luce dell'altra lampada, bisogna andare ad integrare altri punti luce laddove servono. Quindi rifare completata la sostituzione delle lampade, si deve arrivare ad una modifica e ad un piano illuminotecnico compatibile con le esigenze della città. Lei, se non erro, è di Monticelli, un quartiere più volte la ribalta della cronaca per episodi spiacevoli. Negli ultimi tempi però la favola del Monticelli sotto l'aspetto calcistico ha caratterizzato un po' tutto il territorio. Quanto ha fatto bene appunto questo successo della squadra guidata da Diego Stallone? Allora, il successo calcistico, grazie a tutti i ragazzi, a tutta la società, veramente nata dal basso, perché da piccolo ci ho anche giocato con il Monticelli, grazie all'amico Nico Stallone, ha prodotto sicuramente sia un interesse sul quartiere, ma soprattutto un entusiasmo importante e utile. Però Monticelli, devo dire, io ci vivo da quando sono nato e comunque lo conosco molto bene e ci sono cresciuto. È un quartiere molto complesso e difficile da amministrare, però è un quartiere dove ci sono energie incredibili, ma sia a livello di piccole comunità, di aggregazioni di ragazzi, di eccellenze di vario tipo, aggregazioni di famiglie, ci sono delle energie inespresse in quella. Il problema qual è? Il problema è che è strutturalmente un quartiere non solo grande, quindi già la difficoltà di 16.000 abitanti è quella. In più è un quartiere che, essendo urbanisticamente di passaggio, non si sono mai creati aggregatori integrati che possano far sentire il residente di Monticelli come residente di un quartiere. Così comunque è un quartiere anche escluso dai sestieri della Quintana, quindi non ci ha avuto mai la capacità di far comunicare tutte queste piccole e grandi realtà
insieme, cioè creare un aggregatore. Allora questa è la grande sfida amministrativa. La sicurezza, perché abbiamo il problema del CERT, dei sottopassi, stiamo spingendo anche per il presidio dei vigili, perché effettivamente c'è, siccome ci sono tante pedonali, tanti punti dove la sicurezza può diminuire laddove è meno vivibile, quindi aumentare la sicurezza, riqualificare la zona, perché ovviamente anche le pedonali devono essere riqualificate, come è stato fatto sia nella pista ciclabile sia che nella pedonale di Levante. Però oltre al recupero dobbiamo fare progetti, e quella è la grande sfida amministrativa, coinvolgendo associazioni, residenti, ragazzi e anche pensionati, progetti che siano, vogliamo, di orti sociali, centri di aggregazione, attività dove le associazioni e le persone che la vivono più riescono a renderla vivibile e meno si degrada il quartiere. Però è un processo molto lungo. Nell'immediato cosa fare? Sicuramente attorno al Monticelli Calcio si ricostruirà la nuova Monticelli, la nuova identità di Monticelli. Allora la prima azione amministrativa è quella che abbiamo finanziato adesso nelle variazioni, la ristrutturazione del campo di Monticelli, perché quello è un campo non solo per la prima squadra ma per tutti i ragazzi, la grande scuola calcio del Monticelli, e anche per i ragazzi del quartiere, che visto che comunque è aggregato anche alle due chiese, fare un progetto di aggregazione sociale, quindi il calcio insieme al mondo cattolico, e quindi unire questi due mondi, che attraverso la riqualificazione del campo quindi crea non solo il calcio ma crea tutto un indotto attraverso la ristrutturazione di quel sito, e attraverso quello iniziare a recuperare poi tutta la parte sociale che riguarda la biblioteca, che è andata ad allentarsi perché comunque stava situata in un punto poco accessibile, quindi anche lì stiamo studiando con gran fatica, perché ovviamente il problema più grande è quello del fundraising, trovare fondi per fare cose, perché non è che il comune come prima ha più le risorse per fare tutto quello che si vuole fare. Però la sfida qual è? È quella di fare un progetto dove la biblioteca diventi un, soprattutto spostarla al piano terra, stiamo individuando l'area, e oltre a spostarla al piano terra fare una valorizzazione delle associazioni come momenti culturali di confronto. Perché? Perché a Monticelli ci sono tante associazioni, tanti ragazzi che non hanno nemmeno un punto dove appoggiarsi, non deve essere per forza un'attività commerciale, può essere anche un luogo del comune dove si fanno iniziative, come possono essere di vario tipo, dalla comunicazione all'aggregazione, alla musica, cioè quindi far diventare un polo centrale per Monticelli quello, e da lì recuperare la frazione anche attraverso il recupero della cultura. Ovviamente il percorso è difficile, perché Monticelli sconta il fatto comunque di aver avuto un appesantimento veloce della popolazione, e quando arriva un numero elevato di popolazione in un quartiere non è facile subito trovare le soluzioni. Però l'importante è sapere qual è l'obiettivo e quale ogni azione giornaliera deve puntare verso quell'obiettivo. L'obiettivo qual è? Quello di far diventare il Monticelli il vero grande quartiere. Un po' il problema dell'Europa, cioè che non si è costruita attraverso un'aggregazione identitaria riconosciuta, ma attraverso un'aggregazione veloce di carattere economico. Quello si risolve con il tempo, ma soprattutto con la fatica. Cosa ne pensa il governo Renzi? Ma il governo Renzi, ovviamente il giudizio è, potremmo parlarne per tante ore, il giudizio è che comunque è un governo, il primo problema principale del governo Renzi sconta il fatto di essere un governo non eletto dai cittadini, e quindi in Italia siamo ormai al terzo governo non eletto dai cittadini, e che succede? Il problema è che il potere del cittadino o del popolo si vede sempre più neutralizzato. Perché? Perché il voto è il
è il simbolo fondamentale della democrazia. Quando viene a mancare il simbolo centrale della democrazia, che attraverso il voto tu puoi dare un giudizio e soprattutto puoi scegliere chi ti va a rappresentare, quella è la prima pecca del governo Renzi, che secondo me è l'errore più grande del governo Renzi, che non si è fatto legittimare dal popolo, è stato messo lì dai grandi meccanismi di salotto, che purtroppo quando tu vai lì per meccanismi di salotto, purtroppo se non ti ci ha messo il popolo dovrai rispondere a chi ti ci ha messo, e se ti ci ha messo le banche, vediamo quello che sta succedendo oggi. La scelta di fare un consiglio dei ministri, una scelta così delicata, in 30 minuti ha liquidato il salvataggio delle quattro banche con soldi non statali, è vero, ma dei fondi di banche private, che hanno prodotto a livello comunicativo un salvataggio come se fosse sbandierato un grande salvataggio, ma in realtà gli azionisti, che ha chiamato all'inizio, sono stati chiamati speculatori, poi ovviamente siamo intervenuti a livello critico, anche io a livello regionale, erano piccoli risparmiatori che avevano un rapporto diretto con i funzionari o con il ragazzo che stava allo sportello, che ti consigliava come un libretto postale l'obbligazione. Poi avevi perso, diciamo, tutto il capitale che avevi messo in modo non consapevole, perché comunque sono molti dei cittadini che erano piccoli risparmiatori che hanno perso tutte le obbligazioni subordinate e le azioni. Allora che succede? Succede che anche su questo meccanismo si è creato un sistema dove la Guardia Medica che la Guardia Medica non deve stare in cima al sanatorio con una strada che è proprio debilitata 200%, e deve evitare che il SERT sta dentro l'ospedale con tutti i rischi che c'è, e una poveretta che magari non c'è la macchina, sta male, deve andare fino a su con tutti i rischi pure che trova. È uno dei grandi problemi che bisogna risolvere anche all'interno dell'ospedale Mazzoni, giusto? Guarda, su questo io sono d'accordo con Palma al 100%, perché ho fatto 30, da quando sono consigliere, ho fatto 3 interrogazioni, ho fatto 4 bicchieri davanti all'ospedale chiedendo che è impossibile che se a una signora anziana che gli dà un infarto deve fare tutto il giro della circonvalazione per andare a Luciani alla Guardia Medica, e se invece bisogna andare a fare un percorso di recupero anche il giusto al CERT, prendi il bus e c'è il mezzo giusto per andare al Mazzoni. Secondo me è sbagliato proprio il concepimento, la Guardia Medica deve andare all'interno dell'ospedale Mazzoni, sono convinto al 100%, perché comunque la Guardia Medica deve stare dentro al presidio ospedaliero, dentro all'ospedale, e il CERT andrebbe localizzato in un altro punto, ma non per chi dice volete isolarli, no, assolutamente, perché chi vive la fragilità e come ci sono persone normali, anzi a volte sono più deboli, quindi vanno aiutati, però il problema è che non vanno messi all'interno di un centro ospedaliero che è trafficato in modo diciamo incontrollato, e succede lì quello che si è verificato poi nei giornali, io l'avevo detto 4 anni fa, si è verificato adesso, e si crea un grande spazio del centro Italia, perché se tu metti il set, deve essere un punto di recupero, in un punto dove già ci sono difficoltà, diciamo prima, del quartiere sulla sicurezza, dove c'è una grande viabilità di persone, di malati, comunque in un ospedale, è chiaro che si può creare un centro. Infatti che succede? Se tu alla persona che vuoi far recuperare, prima di entrare a fare il percorso di recupero, davanti prova quello che gli offre la dose, e quando esce anche, quella è una continua tentazione che la persona già è debole mentalmente e prima o poi cede. Quindi va fatto un progetto totalmente di recupero a parte, dove il servizio deve essere anche concepito a livello strutturale, anche all'esterno, video sorvegliato, con persone che ti accolgono anche in un percorso ad un punto di vista psicologico, perché non è che vai al supermercato a prendere il set, vai al set perché inizi a fare un percorso che vuoi recuperare e rivuoi una dignità. Quindi secondo me è giusto quello che diceva Palma. Tornando alla domanda che ti facevi, perché non voglio
tirarmi indietro, stavo parlando delle banche, ma io non voglio focalizzarmi sulle banche, però questo è stato un grande errore, perché dici salviamo i correntisti e salviamo i dipendenti pubblici, in realtà non salvi nessuno, perché quelle banche, per l'accanimento mediatico che stanno avendo, i correntisti stanno scappando da quelle banche. Che succede? Anche quei dipendenti rischiano di perdere il posto proprio perché quelle banche, tu lo chiami la nuova banca madre, ma è sempre, c'è un'impronta chiara di chi l'ha gestita, degli equilibri politici e delle spese come l'ha gestita. Quindi cioè, il problema è che c'è la corsa a portare via i correntisti. Io non voglio essere un allarmista, non dobbiamo creare l'allarme, perché nell'allarme, nel scappa scappa, gli unici a pagare sono sempre la povera gente, cioè i poveri dipendenti che stanno lì a fare il proprio lavoro, il proprio dovere a 1.300, 1.400, 1.500 euro al mese. Non devono pagare quelli, devono pagare i vertici che sono usciti con liquidazioni milionarie. E oltre a pagare i vertici, secondo me l'errore del governo è stato quello di non richiedere in anticipo, prima di fare un decreto del genere, tu prima di chiedere all'Europa di salvare tutti gli obbligazionisti che sono stati truffati, perché in realtà se io vado a comprare una obbligazione subordinata, ma chi me la vende mi dice che comunque tu firma qui, vecchietto da 80 anni, io siccome ho fatto anche un'intervista al TG3, mi hanno chiamato persone da Macerata in giro per le Marche, il vecchietto di 80 anni che va a mettere 10.000 euro in banca e il funzionario gli dice guarda qui prendi il 5%, stai tranquillo, il capitale è garantito, quello lo mette, mette una firma e non sa nemmeno quello che, non ha letto il contratto che firma, ma in realtà quelle sono obbligazioni subordinate. Quei 10.000 euro dalle 18.30 di quel decreto del Consiglio dei Ministri alle 19 sono persi, non ce ne aveva più. E allora non possiamo raccontare che il vecchietto 80 anni che mette 10.000 euro in obbligazioni subordinate sia uno speculatore. Quello è un piccolo risparmiatore che magari non è mai andato a mangiare una pizza fuori per mettere quei soldi da parte, per lasciarli alla famiglia, ai nipoti, che tra l'altro attualmente con la carenza di lavoro stanno mantenendo lo stato sociale, perché purtroppo dobbiamo dirlo che molti ragazzi sono campati dai risparmi dei nonni, purtroppo, perché il futuro non deve essere questo ma ricreare lavoro. Quindi credo che sia sbagliato totalmente la gestione di questo governo, però il governo Renzi in sé per sé sta facendo un percorso che secondo me è totalmente sbagliato, ossia quello di lanciare il bonus e bombardare con la comunicazione. È un meccanismo che a livello elettivo può dare i suoi frutti, ma a livello sociale, a livello di prospettiva per i giovani, per le tante energie, tanti ricercatori, tanti idraulici, tanti artigiani, le grandi ricchezze che il nostro paese ha, rischiamo di perderle, perché ad esempio ha promesso il taglio dell'IMU e della TASI del prossimo anno, e questa è una cosa buona, perché io stamattina sono andato a pagare l'IMU e la TASI, anche io ovviamente, e ovviamente pesa pagarla, può essere un beneficio, però io che cerco di leggere e di studiare come giovane amministratore so che quel annullamento di IMU e TASI è basato su un buco di bilancio, cioè nel senso non c'è la copertura finanziaria sul bilancio dello Stato su quei soldi che lui ha promesso, perché lancia questa bomba a livello mediatico che dà un'utilità di consenso. Parallelamente spera in una ripresa economica, infatti parlava del più 1%, invece adesso abbiamo visto che già è 0,8%, spera nella ripresa economica, perché la ripresa economica con il ritorno economico dell'industria e del commercio può compensare questo mancato finanziamento delle coperture finanziarie del bilancio. Allora, questo sì, diciamo è un uomo coraggioso, è un uomo che sa comunicare, però la realtà è che le persone e le famiglie non vivono di comunicazione o di percezione, ma vivono di realtà, di cose. Cioè non possono vivere in base agli spot, ai bonus, benissimo tutto, ma manca una visione, una prospettiva e soprattutto manca la cosa più importante, riportare il lavoro in Italia. Stiamo svendendo le più importanti aziende pubbliche, stiamo distruggendo il patrimonio pubblico, anche se devo dire il ministro Franceschini lo vedo molto focalizzato, è l'unico ministro che vedo veramente focalizzato su un'idea di rivalorizzazione del patrimonio pubblico attraverso la partecipazione dei privati, perché quella è la realtà, non possiamo dire che mettiamo soldi là dove non ce li abbiamo. E quindi credo che
Il governo per me ha una bocciatura, ma ovviamente non lo dico con pregiudizio. Secondo me la scelta migliore di Renzi è quella di tornare al voto, farsi giudicare dai cittadini italiani e poi valutare quello che i cittadini italiani dicono, come tutti i paesi democratici. Solo in Italia si è verificato il terzo governo non eletto da nessun cittadino. Poi ovviamente si può sbagliare, si può far bene, però dal momento in cui tu sei stato eletto, chi ti ha dato quel mandato te lo può togliere poi con la scadenza elettorale, ma se tu sei messo lì dai grandi gruppi finanziari e fai quello che hai fatto adesso, fai dei prestiti salva banche, ma fai morire di fame tante persone perché la povertà sta aumentando il giorno dopo il giorno. Nel 2019 terminerà Nera Castelli, molti ipotizzano lei come successore. E addirittura, no, mi sembra un po' troppo ambiziosa. Io credo ad una cosa, io credo che la politica è fatta di tanto impegno, tanti sacrifici, tanto studio, e io ammiro tutti i ragazzi perché credo che la forza politica più importante in Italia sono tutti quegli amministratori locali che in tutti i comuni amministrano, da destra a sinistra, Movimento 5 Stelle, Lega, da tutti. Perché? Perché comunque sono quelli che stanno sulla filiera istituzionale. Ma per non scappare alla tua domanda, dico che comunque chi fa politica la fa attivamente, io la faccio perché mi piace veramente, cerco di studiare, di capire, cerco di ascoltare le persone, perché comunque non è nemmeno facile poi fare sintesi tra tutta la pluralità che dicevamo prima delle persone, perché ognuno ha un suo modo di pensare, ha una sua prospettiva di città e quindi è difficile. Io faccio politica cercando di impegnarmi al meglio e cercando di crescere. Chi fa politica, secondo me, tutti, il più grande obiettivo è quello di amministrare la propria città come primo cittadino. Io però credo una cosa, che comunque per amministrare una città e fare il sindaco, ti assicuro che è molto difficile, perché viviamo in un momento dove il disagio sociale è sempre più alto e i soldi dello Stato sono sempre di meno, quindi ci vuole non solo una preparazione ma una grande esperienza politica. Quindi io sono per fare una grande gavetta e non né bruciare i tempi né peccare di presunzione, questa è la cosa più importante, perché altrimenti si rischia di essere sempre essere di più di quello che realmente sia. Io credo che comunque questa esperienza mi sta dando tanto, perché mi ha fatto vedere la macchina amministrativa a 360 gradi, ho toccato tutte le varie problematiche, ma soprattutto ho scoperto il mondo della pubblica amministrazione, che è un mondo talmente complesso ma con grandi potenzialità. Di mezzo c'è un grande freno a mano, che è la burocrazia. Se questa generazione si mette tutti insieme e fa un patto di lotta contro i burocrati, contro la burocrazia, e l'Italia attraverso le amministrazioni pubbliche ribalterebbe il PIL nazionale. Quindi ovviamente ringrazio per queste voci, ma non credo che nel 2019 si chiude un'era Castelli, che comunque è un'era che a me personalmente mi ha fatto crescere, ma anche la città è cresciuta, perché comunque siamo partiti da un punto e bisogna vedere sempre dai punti dove siamo partiti. C'è stata una grande rivalorizzazione di tutta la città in termini non solo come centro storico ma anche come frazioni, perché sono stati spesi solo nel 2000, nel primo mandato, 65 milioni di euro di opere pubbliche. Quello significa economia e significa riconvertire una città. Adesso c'è la sfida più importante in questi 5 anni, che è quella che, oltre al recupero, oltre a fare i lavori di valorizzazione, dobbiamo riconvertire la città a livello economico. Per fare questo c'è un processo di coinvolgimento di tutti i soggetti, privati, persone, famiglie, perché bisogna ritrovare una nuova identità di Ascoli. Ascoli, lo sappiamo benissimo, si è retta sulla Cassa del Mezzogiorno e sul lavoro che ci ha portato tante industrie che producevano tantissimo lavoro e benessere per tutti. Oggi quelle industrie non ci sono più, ben vengano le aree di crisi, ben vengano incentivi per investimenti industriali, perché l'industria è fondamentale, e anzi dobbiamo riconvertire anche questo distretto industriale. Ma soprattutto dobbiamo capire una cosa, che il futuro di Ascoli si baserà attraverso la capacità delle attività commerciali e soprattutto la capacità di mettere a sistema tutti i nostri beni, dal patrimonio artistico al patrimonio culturale, al
alle nostre piazze, quindi come valore turistico, però iniziare a parlare tutti la stessa lingua. Il problema è che questo ancora non riusciamo a farlo. Perché? Perché comunque veniamo da una cultura di carattere industriale, dobbiamo riconvertirlo. Per fare questo ci vuole tanto tempo. Noi abbiamo fatto un incontro qualche settimana fa, l'ho invitato io, Stefano Rolando, che è un docente di comunicazione pubblica dello IUP. Che bisogna fare? Prima di dire Ascoli dove vuole andare, tu ti devi mettere in una posizione d'ascolto, ti devi mettere insieme chi rappresenta il commercio fuori dal centro, chi rappresenta il commercio in centro, chi rappresenta gli operatori culturali, dei musei, il mondo associativo, ma soprattutto tutti i soggetti economici della città, metterli insieme e trovare una vocazione. La vocazione secondo me è quella turistica, universitaria, perché noi abbiamo oltre 2500 universitari che purtroppo, per come siamo strutturati, sono esclusi dal tessuto commerciale. Quelli magari potenzialmente, oltre al valore intellettuale che possono portare alla città, è un valore commerciale che perdiamo giornalmente. Quindi purtroppo va proprio ricostruito un modello nuovo, e che purtroppo richiede, cioè chi dice va bene, facciamo un'area di crisi, torna il lavoro per tutti, dice una menzogna. Io dico le cose come stanno. Secondo me bisogna riconvertire la città attraverso, proprio ci dobbiamo ricorciare le maniche tutti insieme, perché il turista che arriva e chiede un'informazione alla fornaia, quella fornaia ha un valore più importante del Presidente del Consiglio Comunale, perché quella produce ulteriori passaparola per un'eventuale crescita turistica, ma soprattutto per un sistema di città, perché guarda Ascoli è invidiabile da tutti. Cioè è una città unica a livello nazionale, è riconosciuta da anche dal Touring Club, ma da tutte le riviste a livello internazionale come valore culturale di città. Ci manca solo mettere in moto e monetizzare su questa grande capacità, anche perché se ci poggiamo ancora sulle multinazionali, che magari portano una ricchezza immediata, però quelle ci stanno finché hanno un interesse. Finché noi abbiamo la Cina che produce posti di lavoro a 200-250 euro al mese, e poi adesso, perché qualche anno fa anche di meno, non possiamo competere a livello industriale sulla quantità e sul mondo capitalizzato. Noi dobbiamo competere come Ascoli, città di eccellenza, quindi tutte le produzioni, dal manufatturiero all'industriale, tutte produzioni di eccellenza. Infatti se vedete, quello che si sta riprendendo è proprio sui prodotti di eccellenza e di nicchia, dove nessuno può batterci a livello qualitativo, e come città, e quindi parlo come tessuto centrale di capoluogo, quello di far vedere a tutto il mondo il valore e la ricchezza. Ma questo credo un po' lo abbiamo rotto, perché Ascoli ormai è arrivata anche sui grandi schermi. Adesso, oltre a questo, non dobbiamo perdere un treno importante, perché se il turismo cresce, anche se gradualmente, perché comunque poi si sta da lavorare anche sull'aumento dei posti letto, dobbiamo aumentare l'accoglienza. Noi su questo effettivamente dobbiamo migliorarci, perché sull'accoglienza ci giochiamo una grande sfida. Quindi credo che di cose importanti ce ne sono molte, però è inutile pensare ad una politica calata dall'alto come una volta, cioè dove ci stavano soldi per orientare una città. Adesso purtroppo si fatica di più, quindi chi fa politica si deve mettere allo stesso livello, si deve mettere un piano d'ascolto e cercare di mettere insieme tutte le forze, perché la sfida è proprio quella di mettersi insieme, perché ad Ascoli è la grande difficoltà, tra l'altro, quello di mettere insieme le teste, perché ci sono delle energie straordinarie, cioè ci sono tante eccellenze, tanti professionisti che addirittura lavorano fuori perché sono richiesti da fuori, e dovremmo valorizzarli di più noi. E quindi faccio anche una colpa, però dobbiamo essere bravi a valorizzare tutte quelle ricchezze, tutti quei ragazzi che possono comunque portare un valore, e cercare di metterlo a reddito. Questa è la grande sfida. Poi quello che verrà vedremo, però ovviamente la politica è talmente dinamica che ogni giorno cambia tutto, però questo è quello che io vedo ad oggi, e la grande sfida della città, anche perché come dicevo le difficoltà sono tante, però io
la paura più grande è quella della rassegnazione, cioè che purtroppo molti iniziano a dire mollo, o chi va via o chi si rassegna perché non cerca più opportunità, e capisco perché l'accesso al credito, ci stanno tante difficoltà, non mi voglio allungare, però dobbiamo essere bravi a non far rassegnare quelle persone che sono importanti non per Marco ma per la città e per noi stessi. Grazie. Grazie.